Tetti scoperchiati, alberi caduti, corrente interrotta, una frana a Borsoi. Anche il comune di Tambre ha sofferto i nubifragi della settimana scorsa, che hanno causato danni a volte anche molto consistenti. Ci sono parecchie abitazioni scoperchiate e quindi i proprietari sono dovuti intervenire in maniera abbastanza celere per ripristinare la copertura o quantomeno in maniera provvisoria in questa fase. Abbiamo subito disagi notevoli per ciò che riguarda l'abbattimento di parecchie linee elettriche. Stiamo per ritornare, diciamo, alla normalità. Sul nostro territorio erano stati installati circa oltre una decina di generatori e abbiamo avuto anche alcune problematiche per ciò che riguarda il discorso frane, soprattutto nell'abitato di Borsoi e Soralavina. La provincia con Veneto Strade si è attivata in maniera veloce per procedere con dei pronti intervento e quindi adesso stiamo valutando la situazione allo stato attuale. A fare i conti con il forte vento è stata soprattutto la secolare foresta del Consiglio. La distesa di alberi è stata toccata dalle raffiche a macchia di leopardo, a sufficienza però per trasformare drasticamente il paesaggio. Una selva che è da sempre anche una preziosa attrazione per i turisti e che purtroppo tornerà alla sua classica conformazione tra ben più di qualche anno. Noi valutiamo circa 25.000 metri cubi gli schianti che ci sono stati, all'80% su abete rosso e 20% su faggeta. E da giovedì abbiamo già 10 imprese boschive che lavorano in bosco per togliere il legname quanto prima perché non si deteriori.